Salve a tutti, io sono John Power e benvenuti in questo mio nuovo video. Prima di iniziare volevo ricordarvi che qui sotto in descrizione troverete il link per seguirmi sui miei due profili Instagram, sia quello dedicato al canale sia quello mio personale, e anche il link del mio gruppo Telegram in cui si parla di cinema, quindi di film, ma anche di serie TV. E inoltre, sempre in descrizione, troverete anche il link del mio amico che ha realizzato il logo, la copertina del canale e tutte le copertine dei miei video. Detto questo direi di iniziare, ma prima un piccolo avviso. Dividerò questo video in due parti, una prima parte no spoiler e una seconda parte spoiler. Ovviamente io vi avviserò appena inizieranno i spoiler. Detto questo, direi di iniziare subito con il video di oggi, in cui andrò a fare la recensione del film del 2022, Ambulance, diretto da Michael Bay. Io non apprezzo particolarmente Michael Bay come regista, non lo ritengo un regista capace, anzi tutt'altro, e sono infatti pochi, anzi pochissimi, i film diretti da lui che mi hanno anche solo minimamente intrattenuto. Ad esempio, il primo Transformers lo rivedo e lo riguardo sempre con molto piacere perché riesce a intrattenermi, anche se ovviamente non è chissà che non lo ritengo, chissà quale grandissimo film, ma comunque ripeto, sotto il punto di vista dell'intrattenimento funziona piuttosto bene, ovviamente questo è un parere personale e soggettivo. Quindi sono andato a vedere questo film principalmente per la presenza di Jake Gyllenhaal. Mi aspettavo un po' di sano e puro intrattenimento e purtroppo posso dirvi che dopo aver visto questo film me ne sono pentito amaramente. Però vorrei partire dalle poche cose positive presenti all'interno di questo film, le interpretazioni attoriali. Mi hanno sorpreso, o per meglio dire, mi ha sorpreso Eiza Gonzalez, perché almeno sotto questo punto di vista Michael Bay non l'ha resa una macchina, ma ha provato a darle un minimo di spessore. Diciamo che sotto questo punto di vista il film riesce diciamo a salvarsi, ripeto, sotto il punto di vista delle interpretazioni attoriali e dando un minimo di spessore appunto ai personaggi, ma per quanto riguarda tutto il resto non ci siamo affatto. Però prima di passare a tutti i lati negativi voglio parlarvi meglio dei pochi lati positivi presenti all'interno di questo film. Come vi dicevo poco fa, le interpretazioni attoriali mi sono piaciute, Eiza Gonzalez mi ha sorpreso, Yahya Abdul-Mateen II, che per comodità d'ora in poi chiamerò Maten II, mi è piaciuto all'interno di questo film. E poi c'è Jake Gyllenhaal che anche in questo caso riesce a fare un ottimo lavoro, e non era facile, non era semplice, visto il film e visto il personaggio che doveva interpretare. Quindi Jake Gyllenhaal una spanna sopra rispetto a tutti gli altri, ma anche gli altri due attori se la sono cavata piuttosto bene, come vi ho detto poco fa. Poi i personaggi, vi dicevo di un minimo di spessore per quanto riguarda il personaggio interpretato da Eiza Gonzalez, e confermo questa cosa. È diciamo un personaggio che a tratti mi è piaciuto all'interno di questo film, poi vabbè ci sono dei problemi evidenti, anzi evidentissimi, legati alla sceneggiatura di cui vi parlerò fra poco, soprattutto nella parte spoiler. Infatti alcune scelte, alcune decisioni non mi hanno convinto affatto, specialmente ci sono alcuni punti in cui volevo uscire dalla sala, ma diciamo non ho voluto fare questa cosa perché non la faccio mai e mai la farò, almeno spero. Quindi per quanto riguarda il minimo di spessore dato ai personaggi, ci siamo. Ripeto, un minimo, perché almeno sono dei personaggi che esistono. Certo, non vengono approfonditi chissà quanto, non vengono caratterizzati chissà come, ma comunque almeno posso dire che ho avvertito, ecco, ho sentito la presenza di questi personaggi all'interno del film. Ripeto, il personaggio interpretato da Eiza Gonzalez mi è piaciuto, anche quello interpretato da Yahya Abdul-Mateen II. Anche quello, diciamo, in parte interpretato da Jake Gyllenhaal. Dico che quel personaggio mi è piaciuto in parte perché è un personaggio, a mio parere, fin troppo sopra le righe. Diciamo che in quel caso è l'attore a valorizzare il personaggio e non il contrario, proprio perché Jake Gyllenhaal è bravissimo, è un attore che apprezzo tantissimo e quindi anche in questo caso riesce a fare, come ho detto prima, un ottimo lavoro. Ma a parte le interpretazioni attoriali, a parte un minimo di spessore che viene dato ai personaggi, ci sono diciamo pochissime cose che posso salvare. Ecco, se proprio dovessi dirne una, la fotografia. Non è chissà quale grandissima fotografia, parliamoci chiaro, però è una fotografia accettabile, secondo me, non chissà che, ma comunque non è insufficiente. Ecco, mettiamola così, se proprio vogliamo trovare un altro lato positivo, un altro aspetto positivo all'interno di questo film. Poi per il resto che posso dirvi, tutto il resto è da prendere e da buttare. Anche dal punto di vista dell'intrattenimento, sì, il film mi ha un minimo intrattenuto.
ma non mi ha coinvolto chissà quanto, ecco, perché già dal punto di vista registico ci sono tantissimi problemi, movimenti incomprensibili che non fanno capire niente allo spettatore, una regia confusionaria a livelli incredibili, proprio in pieno stile Michael Bay, e questo è un grandissimo ed enorme difetto, quindi la regia non funziona così come non funziona il montaggio. Il montaggio è davvero delirante, un montaggio che è così brutto che davvero mi ha rovinato la visione del film. Diciamo che regia e montaggio sono due delle cose peggiori presenti all'interno di questo film, e ci metto anche la sceneggiatura, perché la sceneggiatura è davvero brutta, ma veramente brutta. Ci sono degli errori evidenti e palesi, delle forzature che sono ingiustificabili. Davvero, e ve ne parlerò meglio nella parte spoiler, perché ci sono certe scene in cui ho detto, vabbè, vado avanti, non mi faccio domande perché qui davvero sarebbe come sparare sulla Croce Rossa e non voglio fare questa cosa, almeno non farò tutto ciò nella in questa parte non spoiler, ma nella parte spoiler preparatevi perché ci sono certe scene di cui appunto non posso non parlare, ecco, mettiamolo così, devo parlarne per forza e lo farò nella parte spoiler, come ho detto prima. Per il resto che posso dirvi? È davvero quasi tutto da buttare se non fosse per le interpretazioni attoriali e per quanto riguarda in minima parte i personaggi, perché diciamo che anche sotto quel punto di vista ci sono tanti problemi, alcune scelte, alcune decisioni che i personaggi prendono all'interno del film sono davvero senza senso, incomprensibili, tra l'altro anche battute gag comiche inserite nei momenti peggiori, cioè nei momenti in cui non dovrebbero esserci queste battute, queste gag comiche, ovvero nei momenti di maggior ansia, di maggior tensione, sono anche battute che non funzionano, almeno se facessero ridere potrei trovare anche un altro lato positivo, ma in questo caso no, sono battute gag comiche di cui avrei fatto volentieri a meno, non ho riso nemmeno una volta. Diciamo che c'è qualche momento d'ansia, di tensione in cui c'è del pathos, ma veramente è un film dimenticabile, anzi dimenticabilissimo, un film a cui ho provato in tutti i modi a dare la sufficienza, ma purtroppo non c'è niente da fare, non c'è nulla da fare, non bastano dei bravi attori, soprattutto Jake Gyllenhaal, per salvare questo film, però lo salvano da un voto diciamo pessimo in tutto e per tutto, perché se non fosse stato per le interpretazioni attoriali avrei dato anche un voto inferiore al film, e quindi è per tutti questi motivi che ho deciso di dare a questo film 2,5 stelle su 5. Senza le interpretazioni attoriali sarebbero state tranquillamente 2 stelle su 5, ma almeno ci sono due attori e un'attrice che si vede che si sono impegnati, ripeto, soprattutto Jake Gyllenhaal, una spanna davvero sopra rispetto a tutti gli altri, come ho detto poco fa. Però a parte questo c'è davvero, per meglio dire, non c'è nulla di salvabile all'interno di questo film disastroso. Non funziona come si deve dal punto di vista dell'intrattenimento, non funziona dal punto di vista registico, non funziona dal punto di vista della sceneggiatura, non funziona dal punto di vista del montaggio. Cioè, questi sono errori gravi, evidenti e palesi, ve ne renderete conto vedendo il film. Magari potrebbe anche intrattenervi, ma è un film davvero a cui magari la persona più buona del mondo potrebbe anche dare la sufficienza, ma non oltre. Io, per dirvi, io cerco di trovare sempre il lato positivo in ogni cosa, anche nei film più brutti, nei film che mi annoiano. Questo non è un film noioso per me, è un film brutto. Cioè, veramente, un film con Jake Gyllenhaal insufficiente. Cioè, vi rendete conto di cosa ho dovuto fare per colpa di Michael Bay? Che davvero, registicamente parlando, non ci siamo affatto. Non ci siamo assolutamente. Vorrebbe mettere in scena, diciamo per così dire, una regia sofisticata, potremmo definirla così, una regia particolare, con uno stile tutto suo. Ma è uno stile brutto. È uno stile inconcepibile. Cioè, veramente, inquadrature senza senso a un certo punto, movimenti di camera rapidi, veloci, che non fanno capire nulla. Tutto ciò abbinato a un montaggio davvero pessimo, dà vita a uno dei peggiori film dell'anno, per quanto mi riguarda, posso dirlo già da ora. Quindi fatemi sapere voi che ne pensate di questo film, se vi è piaciuto oppure no, se lo vedrete oppure se lo vedrete appunto oppure se non vi interessa. Fatemelo sapere perché mi interessa sapere la vostra opinione. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con la parte no spoiler. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi i miei prossimi video. Inoltre vi ricordo di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video e per ricevere una notifica ogni volta che uscirà uno nuovo. E direi di iniziare con gli spoiler fra 3, 2, 1.
In questa parte spoiler voglio, anzi devo parlarvi di alcune scene che a mio parere sono semplicemente inconcepibili. Proprio dal punto di vista della sceneggiatura non hanno senso. Partirei da una scena che mi ha lasciato letteralmente senza parole, ma non in senso positivo. È la scena in cui c'è l'inseguimento, praticamente tutto il film è un inseguimento, però in una parte dell'inseguimento c'è la polizia che sta inseguendo appunto l'ambulanza. E a un certo punto c'è il cane del capo della polizia che si trova dietro la macchina di un poliziotto. Appena il capo della polizia sente che c'è il suo cane in una macchina che sta inseguendo l'ambulanza, ferma subito l'inseguimento. Dice: fermi tutti, fermiamo l'inseguimento, una cosa di questo tipo, di questo genere. E io mi sono detto, ma perché hai fermato un intero inseguimento per il tuo cane? Attenzione, mi spiego meglio. Io amo i cani, li adoro. Però se quel cane si trova in quella macchina, puoi dire al massimo a quel poliziotto di fermarsi, gli dici di ritirarsi. Ma non dici a tutta la polizia di fermare un inseguimento per un cane che si trova in una macchina. Cioè, non ha senso. Avete capito che il capo della polizia ha fermato un inseguimento per il suo cane che si trova in una macchina? Ripeto, poteva dire a quella macchina di fermarsi, di farsi da parte, di mettersi da parte, e diceva eventualmente a tutte le altre macchine di continuare l'inseguimento, ma non che fa fermare tutto l'inseguimento per una cosa del genere, ma stiamo scherzando. Cioè, non ha senso questa cosa, non ha il minimo senso. E io lì mi sono messo a ridere involontariamente, perché è una scena comica ma per i motivi sbagliati. E questa è solo una delle scene che a mio parere non possono essere salvate. Un'altra scena, ad esempio, è quella dell'intervento a pancia aperta sull'ambulanza. In corsa, con il veicolo, con l'ambulanza in movimento, appunto, con il personaggio interpretato da Isa Gonzalez che non ha le minime competenze per fare ciò che fa. Viene guidata da dei medici, medici appunto che sanno, dei dottori che sanno fare questa operazione, quindi è praticamente teoria messa in pratica così all'improvviso, anche perché il personaggio interpretato da Isa Gonzalez non ha le competenze per fare ciò che fa. E il tutto le riesce grazie al suo sangue freddo, a primo colpo, una cosa del genere fatta proprio con le mani, così. Come se niente fosse, ma ci stiamo rendendo conto di che scene ci sono all'interno di questo film? Cioè, non solo quella del cane in macchina e del capo della polizia che ferma un intero inseguimento per quel motivo, ma anche un intervento a pancia aperta all'interno di un'ambulanza fatto a mani nude e poi addirittura il tutto viene risolto grazie, al fermacapelli, del personaggio interpretato da Isa Gonzalez. Ma stiamo scherzando. Una cosa così delicata, una cosa del genere. Io non oso immaginare un dottore, un medico, nel vedere quella scena si sarà strappato letteralmente i capelli. Cioè, io davvero sono rimasto senza parole. E queste sono le due scene più eclatanti, ovviamente negativamente parlando, presenti all'interno di questo film, secondo me. Poi ce ne sono altre, potrei citarvi la scena in cui i due personaggi principali litigano a un certo punto del film, un litigio fra bambini. Posso capire il fatto di perdere la calma in una situazione di quel tipo, di quel genere, ma non un litigio del genere che è proprio ridicolo. Proprio è un litigio che io ho detto: ma smettetela, siete veramente ridicoli. E mi dispiace per gli attori, soprattutto per Jake Gyllenhaal, che ha fatto il massimo con un personaggio fin troppo sopra le righe, che sfiora davvero il ridicolo. Più di una volta, addirittura in certi casi raggiunge il ridicolo quel personaggio. Meno male che l'ha interpretato Jake Gyllenhaal. Non oso immaginare se l'avesse interpretato un attore meno capace di lui, davvero. Ripeto, le interpretazioni attoriali sono l'unica cosa veramente salvabile in tutto e per tutto per quanto mi riguarda, quindi non so che altro dirvi. Potrei parlarvi anche di altre scene, ad esempio il piano di questa rapina, come verrà messo in atto con la morte di tutti gli uomini del personaggio interpretato da Jake Gyllenhaal, con battutine stupide, comiche che non fanno ridere nessuno, almeno spero che non facciano ridere nessuno perché sono di una stupidità incredibile. Penso ad esempio alla scena, a una delle prime scene in ambulanza dove ci viene presentato il personaggio interpretato da
da Isa Gonzalez che sta per tenere in vita una persona, e in un momento d'ansia e di tensione del genere c'è il guidatore che spezza praticamente il pathos di quella scena dicendo: sono un passo avanti rispetto a te. Ma veramente è il caso di dire una cosa del genere in quella situazione? Cioè, capisco il voler sdrammatizzare il tutto, ma non ci sta in quel caso, non ci sta affatto, non ci sta assolutamente. E questo è solo uno dei tanti esempi. Io penso di avervi detto tutto quello che volevo dirvi in questa parte spoiler, perché davvero ci sono pochissime cose da salvare. Penso ad esempio anche a quella parte in cui i due personaggi principali faranno fuori tutti quei delinquenti verso la fine del film, cioè due contro tutte quelle persone, ok? Che li hanno colti di sorpresa, però. Cioè, mi aspettavo qualcosina in più, ecco, non una risoluzione così rapida e veloce di quel problema. Poi, ecco, l'unica cosa che mi è piaciuta è il finale. Almeno il finale, il film non l'ha sbagliato, o per meglio dire, sotto un certo punto di vista non l'ha sbagliato, perché ci sta anche il legame, il rapporto fra i due personaggi principali. Mi è anche piaciuto, questo lo ammetto tranquillamente, e ripeto, una delle poche cose salvabili all'interno di questo film. Mi è piaciuto anche il modo in cui nel finale il personaggio interpretato da Yahya Abdul-Mateen II deciderà di salvare il personaggio interpretato da Isa Gonzalez, e appunto lui sarà costretto a uccidere il fratello interpretato da un bravissimo, ripeto ancora una volta, Jake Gyllenhaal. Ecco, ci sta come scelta finale il voler salvare lei a discapito di uccidere lui, proprio perché lui ha fatto il massimo, intendo il personaggio interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, ha fatto il massimo per provare ad andare d'accordo, a salvare il fratello, però alla fine è costretto a ucciderlo perché sono due persone diverse, hanno due caratteri diversi, e si vede proprio anche nel finale del film, ma anche durante tutto il corso del film si nota questa cosa. Quindi io già mi immaginavo la morte del personaggio interpretato da Jake Gyllenhaal, però diciamo che il finale mi ha colpito anche perché diciamo, mi ha fatto minimamente emozionare, però ecco, qui c'è anche un contro. Il contro è che il finale è fin troppo gonfiato, per così dire, è fin troppo pompato, proprio anche per quanto riguarda la musica in sottofondo, la situazione, il tutto viene proprio esasperato in una maniera esagerata, secondo me, e quindi. Questo è un po' un problema del finale, ma per quanto riguarda il contenuto del finale ci siamo. Ecco, almeno il finale, ripeto, come ho detto poco fa, il film non l'ha sbagliato. C'è anche quel brividino finale in cui il poliziotto ferito sembra che stia per accusare appunto chi gli ha sparato davvero, e invece lo indicherà come suo salvatore. Ecco, quel guizzo finale, diciamo che l'ho apprezzato, è uno dei pochi guizzi di cui vi parlavo in linea generale nella parte no spoiler che ho apprezzato particolarmente. Ad esempio, mi è piaciuta anche la scena in cui durante una parte del film il personaggio interpretato da Yahya Abdul-Mateen II riceverà una chiamata, una telefonata da parte di sua moglie. Ecco, quella scena mi è piaciuta, c'è stato un minimo di emozione secondo me in quella scena. Quindi ci sono quei pochi guizzi, quei piccoli guizzi emotivi, ma sono davvero appunto rari e pochissimi all'interno di questo film. Penso anche alla scena, diciamo, che vuole trasmettere quel senso di leggerezza in cui i due personaggi principali ascoltano un po' di musica. Ecco, è un po' ridicola quella scena, ecco, mettiamola così, ma almeno è forse l'unica scena divertente che mi ha fatto ridere o almeno sorridere un minimo, dove c'è il personaggio interpretato da Isa Gonzalez che li sente cantare in playback e sono stonatissimi. Ecco, forse quella è l'unica parte comica, per così dire, almeno un minimo divertente, ma per quanto riguarda tutto il resto ho poco altro da dire sicuramente. I vari inseguimenti, certo, non può essere un film di Michael Bay senza esplosioni, senza casini a destra e a sinistra, c'è proprio il disastro, il devasto più totale durante questo inseguimento, ma me l'aspettavo perché si tratta appunto di Michael Bay. Quindi, ripeto, a parte quella scena divertente dei due protagonisti che cantano in playback e del personaggio interpretato da Isa Gonzalez che li sente, che sono appunto stonatissimi, devo dire che, ripeto, non ho provato chissà che in tante altre scene presenti all'interno del film. Ecco, quelle di cui vi ho parlato sono
le uniche parti in cui mi sono un minimo emozionato, ma davvero è un film dimenticabilissimo secondo me. E devo dire che purtroppo anche quella scena di cui vi ho parlato poco fa, in cui i due personaggi principali ascoltano la musica, non viene messa in scena nel miglior modo possibile perché, ripeto, è una scena che sfiora il ridicolo, anzi qualcuno potrebbe dire che è proprio una scena ridicola, però io vi dico che almeno quella scena in parte mi è piaciuta e mi ha convinto, ma davvero non so che altro dirvi su questo film, penso di essermi dilungato fin troppo perché ci tenevo a dirvi sia nella parte non spoiler sia in questa parte spoiler quanto questo film purtroppo non mi sia piaciuto, anzi tutt'altro. Ringrazio gli attori che si sono impegnati al massimo, soprattutto, ripeto ancora una volta perché ci tengo a dire tutto ciò, ringrazio Jake Gyllenhaal che è riuscito a salvarsi, così come si sono salvati anche Yahya Abdul-Mateen II, eppure Isa Gonzalez a sorpresa. Quindi non so che altro dirvi, ripeto ancora una volta, su questo film, direi di aver concluso qua. Ripeto, come vi ho già detto nella parte non spoiler, mi farebbe piacere sapere che ne pensate voi di questo film. Magari sono io che sono fin troppo negativo nei confronti di questo film, ma davvero un film che non rivedrei mai e poi mai. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con il video di oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao!